Un generoso e poco cinico Vasto Marina deve arrendersi all'esordio casalingo all'Aragona. L'Alba vince 2-1 grazie alle reti di Emily in apertura e Cichella. Nella ripresa ai padroni di casa non basta il gol di Cesario e le diverse occasioni sciupate. Ma andiamo per ordine nei padroni di casa, formazione tipo. Mister Cesario manda in campo un 4-3-3. Negli ospiti Cichella sceglie un 4-3-1-2 con in avanti il duo Miani-Petrarulo. Pronti, partenza via, il primo a fondo dopo 8 minuti. L'Alba passa Emily a raccogliere una palla vagante al limite dell'area e indirizzare all'angolino alla sinistra di Marconato, che si distende ma non arriva. Il Vasto Marina prova a scuotersi al 27esimo con una discesa sulla destra di Mangiacasale che crossa, però non trova nessun compagno pronto per la deviazione vincente in area. Minuto 32, Vastesi ancora pericolosi con il numero 11 che controlla e calcia, buona la respinta di Petrini. Al 34esimo è sempre Mangiacasale a sfiorare la rete del pari, converge in area e calcia d'esterno, palla di un soffio al lato. Un minuto dopo arriva il pari, Cernaz va sul fondo e pennella per Cesare, che di testa insacca l'1-1. Al 44esimo torna in avanti l'Alba dopo una lunga latitanza, Fabrizi impatta di testa e Marconato respinge con un colpo di reni. E questa è l'ultima azione del primo tempo, che va in archivio in perfetta parità. Nella ripresa gli ospiti ripartono convinti, al sesto passa Monti, ci prova da calcio di punizione, tutto facile per l'estremo di casa. Il Vasto Marina replica con un'occasionissima per il solito Mangiacasale al minuto 8 che in spaccata mette al lato di un soffio da dentro l'area di rigore. Al 14esimo di Gennaro lavora un pallone dal limite e calcia, Petrini non trattiene, arriva Koulibaly che deposita in rete, il direttore di gara annulla per fuorigioco tra le proteste dei locali. Gli ospiti tornano a spingere, al 25esimo trovano il vantaggio da palla proveniente da angolo, Cichella il più lesto a depositare in rete dopo una dormita della difesa di casa che lo lascia tutto solo in area. Al 48esimo Mangiacasale ha tra i piedi la palla del 2-2, però il tiro a botta sicura viene respinto sulla linea per poi finire sulla parte alta della traversa. Minuto 50, Cesario in corna in tuffo, l'estremo ospite si salva. Da qui alla fine non succede altro, l'Alba gestisce il vantaggio e porta a casa i tre punti, il Vasto Marina paga a caro prezzo alcune ingenuità e resta a mani vuote nell'esordio casalingo. Mister Cesario, una sconfitta all'esordio che crea rammarico perché avete avuto tante occasioni da gol e non siete riusciti a concretizzarle. Questo è il calcio, loro sono dimostrati più bravi a sfruttare le opportunità che hanno avuto, sono stati bravi, è una squadra coriacea di categoria, lo sapevamo, noi abbiamo pagato qualche errore in maniera molto cara, io però la squadra non posso rimproverare nulla perché fino all'ultimo abbiamo provato a rimettere sulla partita, gli episodi poi li avete visti voi, quindi è inutile che io dica qualcosa. Positivo comunque l'approccio dei suoi ragazzi e la voglia di riprenderla? Sì, eravamo andati sotto subito, poi l'abbiamo ripresa, poi su un'altra palla ferma abbiamo subito il gol loro, ci abbiamo provato e oggi è andata così, che ci serva d'esperienza perché questo è un campionato in cui il minimo errore lo paghi e oggi abbiamo pagato a carissimo prezzo. Mister Cichella, soddisfatto di questi tre punti all'Aragona, buona prestazione dei suoi, molto cinica la sua squadra? Sì, diciamo oggi la prima di campionato è sempre una partita particolare. Fa piacere i tre punti, è una partita contro una squadra, una neopromossa, devo fare i complimenti, è stata una bellissima partita sotto l'aspetto agonistico, forse mancato un po' di qualità, noi ci siamo adattati a una partita sotto l'aspetto fisico, possiamo chiamarlo, probabilmente il pareggio sarebbe stato più giusto, però il calcio purtroppo a volte gli episodi fanno la differenza. Ecco, qual è l'obiettivo del suo Alba? Ah, noi speriamo di fare un campionato tranquillo, voglio dire, cercheremo di salvarci il prima possibile e poi vediamo cosa viene. La squadra, come hai visto, è giovanissima, credo che noi oggi in campo non so quanti 2001 abbiamo messo dentro, speriamo nella crescita costante e magari di toglierci qualche soddisfazione come è capitata oggi.